Parliamo oggi di poliziotti, in particolare i detective. Già il lavoro in generale è molto complesso, ma fare il detective è un livello in più ancora. Bisogna avere almeno 3 occhi per riuscire a notare la minima cosa e capire nei minimi dettagli un caso. Se per sbaglio si accusa un innocente, si rischia di lasciare in libertà una persona che potrebbe fare di nuovo del male e ovviamente rovinare la vita a quell'innocente in modo irreparabile, e questo è solo un esempio di quanto sia davvero difficile fare il detective. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo piena di sorprese e colpi di scena. Che dire, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, tipo seduraiati, partiamo! Ci vuole davvero tanta pazienza e testa, eppure immaginazione per fare il detective, non per inventarsi i casi e risolverli in modo fantasioso, ma perché ogni genere di cose è possibile nel mondo. Non pensiate che le persone facciano del male ad altre solo perché odiano qualcuno. E non pensiate qualcuno escogiti piani semplici e diretti, ci sono menti contorte che richiedono un buon investigatore che deve riuscire anche a capire i testimoni e le vittime. Chi rimane vittima di un caso molto grave spesso non capisce bene cosa sta succedendo e tende a dimenticare tutto, oppure per paura non riesce a dire ciò che è successo davvero. E quindi i detective devono tracciare e provare ogni strada. Arriva poi un momento nella vita in cui, da semplici casi di furto senza aspettarselo, anche i nuovi arrivati devono risolvere casi più complessi e difficili. Come per una donna di nome Debbie, che dal 1997 al 2019 ha portato avanti un caso e una storia veramente triste e difficile da dimenticare per chiunque. È stato uno dei più brutti del 2000. Ma a quei tempi non c'era ancora questo grande utilizzo di internet, quindi molti non ne sapevano nulla. Debbie ha perso il padre a causa di un rapinatore minorenne che gli ha sparato. Da allora ha deciso di difendere i più deboli entrando in polizia. Quello era il suo sogno. Dopo tanto sudore, allenamento e vari test era riuscita a realizzare questo sogno. Piano piano negli anni aveva anche scalato la gerarchia fino a diventare detective. Ma non aveva grandi casi per le mani. Era ancora inesperta e i suoi superiori non si fidavano tanto di lei. Ad un certo punto però qualcosa è successo. Una ragazzina di nome Esther Combs è stata portata in ospedale perché ha cercato di togliersi la vita. Debbie era stata chiamata perché non si capiva come mai non volesse dire niente di niente ai poliziotti su come sia accaduta la cosa. Soltanto i suoi genitori adottivi parlavano. Questi avevano spiegato la situazione con calma, dicendo che non capivano il motivo di un tale gesto. A scuola non ha persone che la trattino male. Per quasi 2 ore i genitori, Evangeline e Joe Combs, hanno raccontato la storia della ragazza, di soli 19 anni. Avevano detto di averla adottata quando era piccola da un orfanotrofio per poter avere una bambina, eppure qualcosa in Esther non andava. Ancora non parlava, non aveva perso l'uso della parola, il dottore ha detto che fortunatamente ha evitato zone critiche. Ad un certo punto Debbie era completamente immersa in questa cosa. Una sera era andata a trovarla in ospedale. Esther stava dormendo, quindi non poteva parlare, le stavo per mettere la coperta che era caduta quando ad un certo punto aveva notato dei segni sulle gambe. Chi cerca di togliersi la vita spesso si fa certe cose, a braccia e gambe, ma questa volta erano diverse. Sembravano troppo profonde. Non voleva sembrare invadente, ma aveva aspettato che si svegliasse per chiederle di più. E Esther le aveva mostrato altre ferite, anche dietro la schiena, ma non voleva dire niente sul colpevole. Il giorno dopo, sempre più preoccupata, era tornata dalla ragazza. Attendeva insieme a lei i genitori, perché voleva parlarci. Quando stavano per entrare, aveva notato nella macchina a cui era attaccata che i suoi segni vitali erano aumentati. E i dottori avevano riferito che aveva avuto anche un aumento di pressione. Una coincidenza? Non sembra. Ogni volta che entravano, quella macchina faceva così. Perché? Perché proprio con loro? A questo punto, con il consenso del suo capitano, era andata direttamente a casa di questa famiglia. E da lì tutto era cambiato. C'erano alcune zone che tenevano ben nascoste, specialmente la stanza della figlia, quindi serviva un mandato. Non sto qua a raccontarvi tutta l'investigazione, ma sappiate che quelle persone torturavano Esther. Era la loro schiava. Avevano adottato una bambina soltanto per farle fare i lavori di casa e abusare di lei, specialmente fisicamente. Ogni giorno veniva picchiata e perdeva i denti, e ogni giorno nuovi tagli e ferite gravi si aggiungevano al suo corpo. Non riusciva nemmeno a parlare per quanta paura aveva di loro. Esther, quando è stato risolto il caso, si è messa a piangere. Non serviva che lei li accusasse direttamente. Quella detective aveva fatto un lavoro magistrale, grazie anche al suo team. Per ben 20 anni quella povera ragazza era stata torturata in cantina. A volte non mangiava nemmeno e a scuola non poteva mai parlare con nessuno o avere amici.
Per questo, ad un certo punto aveva provato a togliersi la vita per far finire questa sofferenza. La sua non era altro che dolore e sofferenza. Che motivo aveva di continuare? Ma per fortuna ci sono poliziotti che fanno davvero bene il loro lavoro, ma non finisce qua. Easter prima viveva in un mondo di torture e solitudine. Tornare a quello reale le aveva sconvolto la vita. Volete sapere cos'è successo? Vi assicuro che è piena di colpi di scena anche questa storia. Se volete allora mettete un bel like, arriviamo ai 10.000 per continuare. Con questo concludiamo. I vigili delle nostre strade fanno davvero un lavoro tosto, quindi almeno in questo periodo cerchiamo di non peggiorarglielo. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.